È certo che una volta non sarebbe stato facile circolare per queste strade liberamente apprezzando il panorama e gli aspetti architettonici di questo paese, per in quanto era un castello molto importante e ben fortificato. Siamo a Palleroso, frazione del comune di Castelnuovo di Garfagnana. Perché a Palleroso? Beh, per una festa davvero particolare. Conosciamo meglio questo paese. La sua straordinaria posizione ha senza dubbio caratterizzato la storia di questo borgo. Lo sapevano anche nel Medioevo. Infatti, nella sommità più alta del paese è ancora visibile la torre medievale che domina tutto l'intero paese. Anche nei secoli scorsi, Palleroso ha giocato un ruolo importante nello scacchiere politico della Garfagnana Estense e Lucchese. Oggi il paese è meta di visitatori e conosciuto anche grazie alle iniziative dei paesani raccolti nell'associazione La Torre, rigorosamente con una R sola, che durante l'anno organizzano eventi destinati alla promozione di Palleroso. La moto merenda e a merenda dal contadino sono sicuramente le più conosciute. Palleroso ha due chiese, quella principale, la più in alto, è dedicata a San Martino. Tra tutti i santi è senza dubbio quello più vicino al mondo rurale. Non certo per le gesta del soldato, note a tutti per aver diviso il suo mantello con un mendicante che poi in sogno risulterà essere stato Gesù. Ma in quanto la festa di San Martino viene festeggiata l'11 novembre, in questo periodo dell'anno è noto come il periodo della svina. Basti pensare ai tanti proverbi dedicati al santo, che è considerato anche il protettore dei soldati, però il suo accostamento naturale è al mondo del vino e della svina. Ed ecco alcuni tra i proverbi più conosciuti in Garfagnana. Per San Martino si spilla il botticino. Chi non gioca a Natale, chi non balla a Carnevale, chi non beve a San Martino è un nemico malandrino. A San Martino si imbriaca il grande ed il piccino. Per San Martino cadono le foglie e si spilla il vino. Per San Martino castagne e vino. Oca, castagne e vino lascia tutto a San Martino. A San Martino ogni mosto diventa vino. Lo stesso santo viene richiamato spesso anche in proverbi dedicati all'inverno o alle condizioni meteorologiche. Ad esempio, se piove a San Martino, pioverà per altri 40 giorni. L'estate di San Martino dura 3 giorni e un pochettino. Se c'è il sole a San Martino, sarà un inverno fino, con la neve per Natale ed il sole a Carnevale. Non c'è dubbio che il paese di Palleroso può considerarsi fortunato di festeggiare questo santo nel periodo della svina. Infatti hanno colto al volo l'accostamento tra il loro vin novo e la festa patronale. Ecco Alessandro, uno dei giovani animatori della vita del piccolo borgo garfagnino, mentre allestisce il concorso dedicato al vin novo, detto lo striscino di San Martino, rigorosamente prodotto a Palleroso. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne manca uno. Allora, Silvio c'è, Armando, Angela, la vincitrice della scorsa edizione, Silvio invece è quello che ha vinto un sacco di volte, Fernando, questo di chi è? Ah, Franco, Luciano Paolini e Silvano. Manca quello dei fratelli Bertoncini, bisogna glielo dica. Allora, vediamo, qui ho fatto la lista. Alessandro, come e perché nasce l'idea di questo concorso, di questa gara di vini locali? L'idea del concorso Lo Striscino di San Martino nasce all'interno della redazione del Giornalino. Il Giornalino è un piccolo giornale paesano periodico, composto prevalentemente dai ragazzi del paese, adolescenti, a cui io facevo, diciamo così, da redattore, insomma. E li mettevo un po' insieme e ricontrollavo i pezzi che scrivevano, e all'interno di questa redazione è nata l'idea di far fare un concorso agli eno produttori del paese. Questo anche perché le vigne stavano un po' per essere abbandonate, diciamo così,
e quindi abbiamo cercato di solleticare un po' l'interesse della gente e onestamente crediamo di esserci riusciti. Da queste parti sulla qualità e la provenienza del vino sanno anche scherzarci e quindi prendersi in giro. Guardate e ascoltate questa scenetta, che altro non è che una ricostruzione in una canzoncina popolare scritta e realizzata su un fatto che da queste parti dicono che sia realmente accaduto. Ci sei ido a Firenze a comprare la crescenza. Ci so ito col Dante e son torno senza. Ci siamo fermi per la via in una vecchia osteria e ci avevino il vino altro che il tuo striscino. Quel che c'hanno laggiù è un toscano trattato, il mio cava la sede, almeno è nostrado. Ha la sete la leva, di quello son sicuro, ma ti vien la gastrite e ti pia il bruciapuro. A te uomo divino proprio non ne capisci, quelli ti imbriaga e per tre giorni un pisci. Andulai tu le vigne per sentirne dupigne. Guarda che ho già svino e ho vinto a San Martino. Ah, ma allora sei in gamba, altro che striscino, che premio t'han dato quelli del giornalino. Ho dato una targa, l'ho messa nel cigliere, ma del vin di Camporgiano si beve neanche un bicchiere. Vedrai c'è il viso fido. A son di chiacchierar m'è venuto il becco asciutto, portimi in cantina e dammi un bicchierotto. A son di sta a parlare m'è venuta fame, pia il pane di tu mamma e delle fette di salame. Vabbè, lo vado a prendere. Sei il compagno di merende. Entriamo all'interno di quella che una volta era la scuola, che oggi però è un centro importante, nevralgico per tutte le attività del paese, che è la sede del circolo. E qui oggi si sta lavorando davvero molto. Angela, ma perché tutta questa lavorazione? Perché domani si terrà il tradizionale pranzo di San Martino e quindi quest'anno abbiamo deciso di fare i tortellini. E oggi tutte le donne del paese si adoperano per questa cosa. Ciò lascia presupporre che probabilmente avrete molti ospiti. Sì, saremo un centinaio, saremo soprattutto paesani, ma anche amici, parenti che per l'occasione vengono da fuori. La festa inizierà con la messa, celebrata da Don Augusto, che è un ex paesano trapiantato a Carrara, e per l'occasione viene. Ci sarà la messa solenne e poi dopo il pranzo e la festa. A dire il vero, più che la festa di San Martino, a noi è sembrata la preparazione della sagra del tortello. E non vi dico quanto ci dispiace lasciare questo laboratorio gastronomico tradizionale. Andiamo ora a conoscere meglio la chiesa dedicata a San Martino. Notiamo subito nella facciata il bellissimo bassorilievo in terracotta del 1600 che racconta il gesto del soldato Martino che successivamente si convertì al cristianesimo diventando lui stesso un vescovo. Il centro storico di Palleroso è un classico dei borghi post-medievali, stradine strette e piccole piazze. Il poco spazio lasciato davanti alla chiesa è un classico dell'arredo urbano medievale. Entriamo all'interno della chiesa e scopriamo che è uno scrigno di storia, arte e religiosità. La chiesa a tre navate ospita molte opere d'arte all'interno, racconta secoli di storia, di tradizione, ma soprattutto fede. La chiesa ospita un meraviglioso organo, un pulpito di una bellezza straordinaria, chissà quante prediche da quel pulpito, ma anche i confessionali sono unici in questa chiesa, incassonati nelle mura, impreziositi da pietre renarie lavorate.
Dietro l'altare, un po' nascosto, si può osservare un olio su tela del maestro Giovanni Battista Lorenzetti, artista veneto di grande prestigio. Non conosciamo il motivo della presenza di quest'opera, raffigurante la Vergine con Bambino, Maria Maddalena e i Santi Anzano e ovviamente San Martino. L'opera risale al periodo tra il 1500 ed il 1600. Si possono osservare inoltre molte statue all'interno della chiesa, tra cui quella di San Martino, che in occasione della festa a lui dedicata viene portata in processione per le vie del paese. La statua rappresenta il santo dopo la conversione nelle vesti di vescovo. Siamo tornati a Pallerosso il giorno 11-11, giorno della festa di San Martino, ma anche il giorno del pranzo, con la partecipazione di tutto il paese, per capire chi sarà il vincitore o i vincitori del concorso Lo Striscino di San Martino, edizione 2013. A leggere questo atteso verdetto, come in ogni manifestazione, è il presidente del comitato, in questo caso Bruno Martinelli, chiamando il terzo classificato, il signor Silvano Pedreschi, e tanti complimenti, e poi alla volta della piazza d'onore, e tanti, tanti complimenti al signor Armando Pieroni. E poi ecco il miglior produttore dell'annata 2013 dello Striscino di San Martino, si tratta di Franco Quilici. Oltre all'attestato a tutti e tre, anche un pranzo nel vicino ristorante Bonini. E agli altri? Agli altri i consigli della giuria e l'invito a rifarsi nel prossimo anno. Al termine della premiazione abbiamo avvicinato il presidente di giuria Pier Giorgio Bonini, che ci fa il punto di questa originale competizione. Come tradizione ormai ci siamo ritrovati a San Martino, a Pallerosso, da 8 anni per l'assaggio dei vini nostrati, dello Striscino di San Martino. Bene direi, è andata molto bene, i vini sono mediamente interessanti, buoni, un'annata difficile perché ha avuto una vendemmia un po' ritardata, però con risultati molto interessanti. Abbiamo avuto 8 campioni in degustazione, tutti mediamente di buon livello, senza difetti e senza eccessivi pregi, però mediamente interessante. Dopo 8 anni dello Striscino di San Martino possiamo anche valutare questa competizione, che non dimentichiamo ha il suo scopo primario la salvaguardia dei vitigni di Pallerosso. Ma il parere è soltanto e molto positivo, perché noi quando 8 anni fa abbiamo fatto la prima volta questa festicciola tra amici, questa gara tra amici, tra contadini, ci piacque subito, e il risultato dopo 8 anni direi che ha portato dei grandi miglioramenti, perché sembra che nessuno se ne freghi, ma in realtà la voglia di primeggiare anche all'interno del paese ti porta a lavorare sempre meglio. In un paese molto carino, molto bello, che lega il suo nome a un grande santo che è San Martino, che sembra patrono del vino, no? Perfetta, è la location perfetta per i vini novelli, fatti per i vini nuovi, meglio, fatti in un paese da dei contadini. Sancito il successo di questa manifestazione, Alessandro e i suoi paesani pensano già al prossimo appuntamento. Passata agli archivi la festa di San Martino, questa cantina diventerà la fabbrica dei giocattoli. E la fabbrica dei giocattoli è soltanto la stanza d'ingresso della casa di Babbo Natale. In effetti il 21 e 22 dicembre a Pallerosso, per la 7ª volta consecutiva, ospiteremo il vero e unico Babbo Natale, che accoglierà uno a uno tutti i bambini che vorranno incontrarlo. E questo è un evento veramente particolare, anche perché l'evento si chiama Diamo una mano a Babbo Natale, e questo perché nel nostro intento è cercare di ricordare ai bambini quale sia lo spirito vero del Natale, che è quello della condivisione in pratica. Quindi noi chiederemo ai bambini non tanto di venire da Babbo Natale a chiedere doni, ma a portare un giocattolo che non usano più o una parte della loro paghetta, che andrà poi alle famiglie disagiate della nostra zona, che ci vengono ogni anno segnalate dalla Caritas. Nel nostro servizio abbiamo parlato della storia del paese, del vino nuovo, del santo, ma in pochi sanno che San Martino è anche
che è la festa dei cornuti. Quindi viva Valleroso e viva i cornuti!